Ciao a tutti cari amici di YouTube e di Piano Concerti. In questa puntata di How To andremo a vedere come si utilizza il software Melodyne per aggiustare le intonazioni su file audio che possono riguardare sia parti vocal che ad esempio violini, trombe, quindi strumenti che presentano dei problemi di microintonazione. Quindi la prima cosa che facciamo è posizionarci sulla traccia che vogliamo correggere e inserire, mettere in insert, vedete dentro Audio Units, Silimony, Melodyne, e inseriamo Melodyne. Quindi ovviamente non c'è bisogno di mettere in muto le altre tracce per fare il trasferimento della traccia vocal all'interno di Melodyne, proprio perché abbiamo caricato Melodyne su questo canale, quindi diciamo l'editor registrerà praticamente solo i dati contenuti in questo canale audio. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare, una volta messo in insert, e vi faccio notare che l'ho messo prima di tutti gli altri plugin, proprio perché quello che vogliamo registrare è la traccia vocal dry, senza alcun plugin inserito, e quindi la sentiamo un momento. E faccio presente comunque che chiaramente, dovendo utilizzare un software come questo, Melodyne, ho volutamente in alcuni casi cercato di stonare per risistemare la cosa successivamente dentro il software di cui stiamo parlando. Quindi ascoltiamo la traccia dry. It's amazing how you can speak right to my heart. Benissimo, adesso quello che facciamo è posizionarci dentro Logic 10 all'inizio del nostro progetto, attivare Melodyne, come vedete possiamo anche attivare gli altri plugin senza alcun problema, e premiamo il tasto transfer per fare in maniera tale che, una volta partita la registrazione, andiamo a far riconoscere a Melodyne appunto la nostra traccia vocal. Quindi partiamo con la riproduzione. It's amazing how you can speak right to my heart. With a saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hands says you catch me wherever I fall. You say the best when you say nothing at all. Fermiamo la riproduzione e vediamo che Melodyne inizia a riconoscere il pitch della traccia che abbiamo registrato adesso, quindi della traccia vocal, e vediamo che ci dà delle indicazioni. Dunque, tenendo premuto il tasto Alt Command e mandando avanti e dietro la rotellina del mouse, vediamo che possiamo effettuare uno zoom su alcune zone. Essendo chiaramente diciamo Melodyne coerente con la traccia in Logic, quello che facciamo è andare a creare dei cicli appunto sulle zone che vogliamo correggere, e automaticamente alla riproduzione sentiremo però la registrazione all'interno di Melodyne. Qui vediamo anche che abbiamo un problema di clip, ma non ci interessa per il momento, non è questo lo scopo di questa puntata, e andiamo ad ascoltare. It's amazing how you, it's amazing. Ok, cominciamo a correggere queste problematiche. Il primo strumento che vediamo che possiamo utilizzare è il pitch tool. Con il pitch tool noi andiamo semplicemente a prendere le note e spostandole produciamo questo risultato. Come vedete però adesso si muovono seguendo una griglia di intonazione. Quindi per disabilitare la griglia clicchiamo su questo pulsante e andiamo su Pitch Grid mettendo No Snap.
Benissimo, riascoltiamo. Ok, qui abbiamo altri problemi. Usiamo quest'altro tool e andiamo a dividere questa zona. Torniamo di nuovo sul Pitch Tool e vi faccio vedere che cliccando due volte sulla porzione di file audio, noi lo andiamo a posizionare esattamente al centro della nota. Ok, vediamo che c'è un problema legato alla micro intonazione. Per sistemarlo possiamo andare su Pitch Modulation Tool. Il Pitch Modulation Tool, vedete, fa in maniera tale di poter diminuire le problematiche legate alla micro intonazione. Riascoltiamo. Ok, qui abbiamo un altro problema dal momento che questa nota è più in basso, quindi le dividiamo e riportiamo tutto alla situazione di prima. Alzo un pochino il volume. Cominciamo quasi ad esserci. Torniamo sul Pitch Tool. Ok, di nuovo. Ok, anche in questo caso dobbiamo ritirare su il pitch. Ok, vedete che qui si crea una problematica proprio legata all'estrema. All'estrema modifica che noi abbiamo fatto. In questo caso possiamo o ridiminuire leggermente il pitch oppure utilizzare questo tool, che è il tool delle formanti. Il tool delle formanti va a modificare proprio lo spettro di questa porzione di segnale. Andiamo ad ascoltare. Ok, per ultimo andiamo a prendere il Pitch Drift Tool, che fa in maniera tale di diminuire, vedete, questi passaggi bruschi tra note. Torniamo sul modulation. Possiamo, per risolvere ulteriormente il problema, dividere ancora questa nota. E vedete infatti che dividendo escono fuori delle porzioni che
non sono perfettamente intonate, le possiamo rintonare ancora. It's amazing how you, 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 it's amazing how you. In quest'ultimo passaggio abbiamo un pochino ammorbidito la curva, diciamo di modulazione tra una nota e l'altra, e vediamo che adesso la parte vocale, in questa strofa in particolare, a parte, sembra molto diversa da prima. Diciamo che l'abbiamo corretta, quindi. It's amazing how you, 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 it's amazing how you. Ok, una volta che abbiamo fatto questa procedura possiamo muoverci in avanti e andare a considerare l'altra strofa. Can't speak right to my heart, can't speak right to my heart, can't speak right to my heart. Come abbiamo fatto prima, andiamo a riaggiustare il pitch di queste note. Can't speak right to my heart, can't speak right to my heart, can't speak... Oh, le modifiche che vedete qui, chiaramente qui c'è una stonatura. Allora, riandiamo sul pitch modulation tool e cerchiamo di riappiattire questa problematica. Vedete che quando la modulazione è troppo esagerata, andiamo a ritagliare nuovamente la nota e col pitch tool la riportiamo a valori normali. Vi ricordo però che nel momento in cui spostiamo di più di un tono la nota, sarebbe opportuno riformulare le formanti. In particolare, dovendo pitchare in su, dovremo andare ad abbassare diciamo quelle armoniche nello spettro che sono più alte. Quindi, come avete visto, ho alzato il pitch e ho abbassato le formanti. E ritorniamo sul pitch tool, andiamo nel pitch modulation tool e andiamo ad appiattire un pochino. Can't speak right to my heart, can't speak right to my heart, can't speak right to my heart, can't... Per ammorbidire ulteriormente andiamo a diminuire la spalla di modulazione. Can't speak right to my heart. E anche in questo caso facciamo lo stesso gioco per rendere tutto più morbido. Con Melodyne è anche possibile, ad esempio, agire proprio sull'energia. Quindi se una parte del testo fosse stata detta in maniera troppo flebile, è possibile aggiustarne il volume. Quindi aggiustare il volume anche solo di una vocale. Oltretutto possiamo anche scegliere di aggiustare appunto diciamo l'entrata, quindi il tempo.
delle nostre sillabe. Quindi semplicemente prendendo la nota, l'estremo della nota che è stata divisa e spostando. Chiaramente gli spostamenti non possono essere esagerati, altrimenti diventa evidente la modifica. Esageriamo e sentiamo. Can't speak right to my heart. Can't speak right to my heart. Can't speak right to my heart. Proviamo ad effettuare un cambiamento del genere per ammorbidire sempre un pochino. Can't speak right to my heart. Can't speak right to my heart. Can't speak right to. Bene, io ovviamente vanno ripetute tutte queste procedure per tutte le strofe della nostra traccia vocal. Chiaramente, essendo questo un video, non ci siamo dilungati troppo sulle strofe, ma vi assicuro che realizzare una post-produzione in Melodyne, insomma, fatta per la commercializzazione di un brano o comunque per scopi professionali, richiede veramente molto tempo e molte attenzioni. Abbiamo stretto molto perché, come vi ripeto, questa serie How To è fatta proprio di puntate che non devono durare più di 10 minuti circa. Quindi io la finirei qui per oggi e vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo, come sempre, se avete qualsiasi domanda, di collegarvi al nostro sito web all'indirizzo www.pianoconcerto.it cliccando sul pulsante forum, e quindi vi aspettiamo. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima puntata di How To.